Buonasera a tutti da Francesco Lembe, benvenuti a Lupi si nasce FM. Come al solito qui ogni giovedì per parlare del nostro Cosenza. Come al solito qui con me c'è Vincenza Gallo, Ciao a tutti, benvenuti. Ciao ospite della serata Roberto Perri. Ciao, buonasera a tutti. Tifoso Ciao. sfegatato, e mi hanno detto che sei un tifoso 100% 100% Cosenza. solo ed esclusivamente Solo Cosenza. Cosenza, bravo, perché io so che c'è chi tifa Cosenza, ma c'è anche chi tifa insieme al Cosenza squadre di Se, Serie A. no, io solo Cosenza, basta. Cosentino, Intuiendo bravo. l'erifa quali si Ma stavano parlando. assolutamente, assolutamente. No, nemmeno io. Neanche io, Ieri avevo un sinceramente. magnifico compleanno mentre gli altri si strappavano i capelli, io mangiavo. Ma vabbè, la migliore cosa. Benissimo ragazzi, siamo qui per parlare dunque del KO di Palermo, ma soprattutto del prossimo impegno contro il Lecce. Il Cosenza purtroppo contro il Palermo ha perso nuovamente al 90esimo. Purtroppo questa è sempre la storia, non possiamo farci niente, l'importante è lottare perché prima o poi all'obiettivo si arriva. Allora Roberto, ti chiedo un giudizio sulla formazione avversaria, ovvero il Palermo. Allora, io per come ho visto la partita, il Palermo il primo tempo non, già tanti, diciamo, non ha avuto tante occasioni da gol. La differenza tra Cosenza e Palermo purtroppo è la panchina, anche perché sono due squadre costruite per obiettivi differenti. Il Palermo ha fatto i tre cambi, lì ha cambiato Stellone, ha cambiato la partita, anche se anche noi sull'1-1 abbiamo avuto anche l'occasione con Di Piazza che purtroppo... diciamo, non dico per sfortuna, diciamo, dai. Purtroppo perché si andava il 2-1 di Diciamolo per Piazza, sfortuna, diciamolo, sì. insomma, è un'annata un po' particolare. Non siamo molto fortunati. Ma anche l'occasione che abbiamo avuto verso l'ottavo minuto, non mi Sì. ricordo, con Maniero che si è fumato un gol da una posizione che di solito lì il 90% purtroppo lui segna. Lì a Palermo è andata male. Purtroppo è così. È Mentre vero. Vincenzo, ti chiedo un giudizio generale sulla partita giocata dal Cosenza. Abbiamo giocato bene, ragazzi, cioè Ma su questo non si non possiamo discute. dire nulla. Ma noi giochiamo sempre Bene, con tutte le bene. formazioni che abbiamo Possibili incontrato. immaginabili che Braglia tenta continuamente di mettere in campo. Stiamo tutti bene comunque, noto, Speriamo che io sto bene. uscita Non lo sappiamo. comunque, ecco Eccoci. punto. Dicevo, no, allora a me la squadra è piaciuta tantissimo e anzi io devo rinnovare i complimenti tanto alla squadra quanto a Mister Bregna perché come dicevi tu, sinceramente aveva il mister a disposizione una manciata di giocatori veramente misera. Anche perché per gli Sì. infortuni che abbiamo, Tra Capela, questi di Capela, Dorazio. Dorazio. Esatto. E ci siamo comportati benissimo, quindi dare anche un minimo di colpa, io no, non me la sento No, assolutamente, assolutamente. Consider per assolutamente. come la vedo io, in queste 10 partite che abbiamo giocato, l'unica squadra che ci ha messo un pochino in difficoltà è stato il Cittadella. Sì. Anche se poi alla fine lì hanno segnato con il primo gol con quel rigore regalato, Dubbio, molto anche dubbio stavolta, regalato, sì. però diciamo, è un po' quella che ci ha messo in difficoltà insieme alla Cremonese. Anche Sì, un lì. po' sì. Chi è Salvatore Trozzo che ti sta salutando? Salvatore Trozzi è un associato dell'associazione Cosenza nel cuore e Ah, ricambio. lo Lo salutiamo. risalutiamo, assolutamente. Beh, io concludo Francesco aggiungendo soltanto una cosa che mi ha fatto sorridere in positivo, ovviamente un commento che ho letto su Facebook man mano questa settimana, cioè che discutevamo sul fatto che se tutte le partite finora disputate del Cosenza si fossero chiuse al primo tempo, probabilmente Sì, noi... ma secondo me anche all'ottantesimo, perché tu vai a vedere Esatto, due eravamo punti primi ad in Ascoli, due classifica, non punti... dico primi in classifica, No, ma ma avevamo quasi, 14... 19 punti mi No, sembra, sì. esatto. Su... Allora, è vero che con i se e con i ma, insomma, non si va Certo. avanti nella vita né tantomeno nel calcio, perché insomma, poi tra l'altro la Serie B è data da episodi e mai come Sì, quest'anno. è molto diversa dalla Serie C, Sì, e questo si è visto. però stiamo vedendo delle bellissime partite e a prescindere da tutto, colgo l'occasione per invitare di nuovo tutti allo stadio sabato perché veramente Allora, ma poi è bellissimo oltre a essere vedere. bellissimo con il Lecce c'è una rivalità che chi se lo dimentica Mi il hai tolto le 92? Il parole 92 dalla nessuno se lo bocca. dimentica, assolutamente. Quanti, sicuramente Francesco poi ne farà menzione, insomma, Sì, poi quanti dopo. no, ci sarà da discutere sulla, cioè io lo A so, non voglia. anticipo nulla. Tra l'altro, tra le varie partite giocate contro il Lecce, ricordo recentemente una partita vinta 1-0
con gol di Calderini, che si è giocato a me al mezzo, ma sì, sì. È partito da centrocampo Calderini, sembra che due o tre calciatori ha fatto un bel gol, ha fatto un bel Calderini, gol. Calderini, insomma, è un altro che resterà nel cuore dei cosentini. Sì. Ma la maggior parte dei calciatori che sono, sono venuti a Cosenza, tranne pochi, sono tutti rimasti nel cuore, tranne pochi. Ma anche il Cosenza è rimasto nel loro. Certo, cioè, sì, sì, una cosa reciproca. Io, sì, una cosa reciproca. Tanto anche gli Instagram, su Instagram, sì, no, di alcuni giocatori che sono stati con noi. È bello rivedere che di tanto in tanto sono proprio loro, no? Che magari anche con un segno qualcosa ricordano quando sì, sono sì, stati a Cosenza, quindi è bello anche dire questo, che anche noi abbiamo lasciato qualcosa, certo, a loro, certo, è una cosa, certo, molto molto bella, fa molto piacere questo, sì, insomma. Allora, oltre ai nostri errori nelle partite, perché un po' di errori diciamo che li facciamo praticamente soprattutto nei minuti finali, ma anche gli arbitri diciamo che un po' ci penalizzano tra tutti gli episodi. Io toglierei il po'. Molto. Toglierei il po' perché c'è da discutere parecchio. Tantissimo. Tra questi errori arbitrali cito anche l'ultimo, ovvero il fuorigioco nel secondo gol del Palermo, nel gol di Puskas. C'era un fuorigioco di due metri, sì, tra Puskas e la difesa del Cosenza. Sì. Ma per me quello scandaloso non è tantomeno il gol dato al Pescara, ma il rigore che è stato negato al Cosenza, perché sì, era in direzione del guardialinea, e lì per me è malafede. Cioè, e lo dico chiaramente che vedo molta malafede, non vorrei che ci fanno pagare la prima partita non giocata col Verona, questa è la mia paura. Aia. Vincenza, cosa ne pensi tu? Allora, guarda, io se dovessi esprimere un parere solo ed esclusivamente pensando col cuore, che è già un controsenso, sarei stra d'accordo con te, però mi piace anche pensare che nonostante tutta questa malattia, che indubbiamente, sicuramente ragazzi, qualcosa c'è, girarci intorno, voglio pensare che comunque come squadra dobbiamo andare più oltre, forti, no, cioè, su questo sì, non ti discuto. Dobbiamo andare oltre, esatto, dobbiamo essere più forti. Esattamente. Cioè proprio granitici, anche in questo. E, sì, vanno bene gli errori arbitrali, va bene la malafede, ma è la vita, no? Cioè è una giungla, bisogna lottare, quindi a me a volte stufa anche, no, sentire anche allo stadio inveire magari contro l'arbitro, contro il guardalinee. Però ci se a prescindere dallo sfogo ti ci portano, perché purtroppo guarda, fanno un errore troppo dalla prima partita che tu vai, cioè io ho analizzato dalla prima partita ad oggi, su 10 partite in ogni partita ci sono dai 2-3 errori, sì, arbitrali, più, guarda, che hanno inciso nel risultato. Poi lancio un punto di domanda che è una, è più che altro poi punterellare, e se fosse invece una mancanza proprio di competenza, perché non è sempre detto che sia solo, io ho visto errori, ma errori veramente terribili anche in Serie A, sì cioè, questo ragazzi, il complottismo va bene, che ci sia la malafede ci credo, però ci sono tanti errori grossi. No, nessuno. È ancora più brutto, probabilmente è una mancanza di competenza. Può essere anche questa, ed è la cosa più brutta, veramente. Però, molto, molto, molto ancora più. Ancora di più così. Insomma. Sì. Capiamoci. Va bene. E la chiudiamo qua. Comunque, lasciando stare il discorso arbitro, andiamo a vedere un po' i voti assegnati da Federico Perri nell'ultima partita contro il Palermo. Il migliore in campo letto dai followers di Lupi si nasce Alan Pierre Baclet. Andiamo a vedere tutti gli altri voti. Sarà Cosei da 6 più, Dermacu 7, Pascali 6, Corsi 6, Mungo 6, Palmiero 6, Gaetano 6 e mezzo, Legittimo 6, Tutino 6, Maniero 5 e mezzo, dalla panchina Varone 6, Baclet 7, migliore in campo come detto prima, e Mister Braglia con un bel 6 e mezzo. Andiamo a vedere i risultati della precedente giornata: Verona Cremonese 1-1, Foggia Brescia 2-2, Padova Cittadella 0-0, Palermo Cosenza 2-1, Benevento Ascoli 1-2, Crotone Carpi 1-1, Venezia Salernitana 1-0, Livorno Perugia 2-3, Pescara Lecce 4-2. Nel prossimo turno, ovvero la 12ª giornata di Serie B, si giocheranno Perugia-Crotone, Ascoli-Padova, Carpi-Benevento, Cremonese-Livorno, Salernitana-Spezia, Cosenza-Lecce, Brescia-Verona, Cittadella-Venezia, Palermo-Pescara. Andiamo a vedere dunque la classifica: al primo posto il Pescara, ormai in solitario con 22 punti, Palermo con 21, Verona 18,
Salernitana 17, Benevento e Cittadella anche Lecce con 16 punti, Brescia e Ascoli 15, Perugia 14, Spezia 13, Cremonese 12, Venezia 12, anche il Crotone con 12 punti. In zona play-out il Cosenza e il Padova con 8 punti, in zona retrocessione Foggia con 7 punti, Carpi 6 e all'ultimo posto il Livorno con ben 5 punti. Sabato dunque il Cosenza per me giochi in un'occasione speciale, ovvero il mio compleanno. Quindi mi auguro di portare il regalo, ti farei il regalo quel compleanno. Poi la sera festeggi. Sì. Doppi festeggiamenti, dai. Sarebbe un grandissimo regalo per me. Quindi ragazzi, se c'è qualche calciatore in diretta, vi prego, fate di tutto perché vorrei trascorrere una serata bella carica, insomma, più positiva possibile, con una bella vittoria. Mentre parliamo un pochettino della prossima partita contro il Lecce, Vincenzo, secondo te Braia confermerà lo stesso modulo adottato all'ultimo minuto prima del match contro il Palermo? No, non era più tu, guarda, mi fai sempre questa domanda, ma tu lo sai, avrei sempre la stessa risposta. Io con Braia alzo le mani perché non ho la minima idea di cosa sceglierà di fare, nel senso che è imprevedibile, è un allenatore che stimo veramente tantissimo, non solo umanamente ma soprattutto professionalmente, quindi sono sicura che con la rosa di giocatori che riuscirà ad avere a disposizione sicuramente farà il massimo. Quindi, certamente, qualunque sarà la formazione che sceglierà di mettere in campo sicuramente sarà la migliore. Certo, su questo non si discute. Tra l'altro c'è da dire una piccola cosa, che per chi non lo sapesse, inizialmente a Palermo dovevamo giocare con il 4-3-1-2, quindi con Verna a centrocampo. Verna poi all'ultimo minuto si è sentito male e Braia dunque è dovuto passare dal 4-3-1-2 al 3-5-2, quindi con Mungo a centrocampo. Roberto, che preferiresti vedere in porta tra Saracco, Cerofolini o un possibile Perina? Guarda, io personalmente darei molta fiducia a Saracco, anche se ha fatto degli errori, però è un calciatore che tiene alla maglia, secondo me. Poi alla fine gli errori non li fa solo Saracco, Cerofolini. Guardiamo, cioè io ho visto l'altra volta Verona-Padova, no, Verona... Verona Cremonese, l'1-0 del Verona, il portiere del Cremonese ha preso il gol sul palo suo, quindi sono cose che succedono. Perina, non lo so. Perina ha avuto dei bei momenti a Cosenza, ricordiamoci con i playoff, che della partita che ha fatto a Matera e tutto quanto, però poi non lo so se è stato diciamo, trattenerlo a forza a Cosenza ha portato questo cambiamento del calciatore. Questo sinceramente non lo so, perché Perina ha avuto, cioè, io mi ricordavo un Perina ad alti livelli, l'inizio che abbiamo visto tutti, l'inizio campionato con l'allenatore, non mi sfugge il nome, che è alla Casertana, il primo Fondana. O l'ha distrutto lui psicologicamente, non lo so che ci ha fatto, perché da quando è venuto Fontana Perin è cambiato. Ma non solo Perin, anche un po' tutta la squadra. Poi l'episodio di San Benedetto, lì ci sta e non ci sta, si è fatto prendere dalla foga e tutto quanto, io lì sinceramente non lo condanno, sinceramente. Però secondo me a Cosenza non giocherà più. Beh, secondo me a Cosenza però ci vuole un portiere. Sì, vabbè, quello è... era di momento. Allora, quello è un altro discorso. Era stato contattato. Ragazzi, non è da dire, hanno vinto con lui i playoff. Non finiremo mai di dirgli grazie. Però la Serie B è dura. La Serie B, bisogna avere un uomo che ti fa stare sereno. Era stato contattato Bizzarri, però purtroppo non ha accettato, è andato con il Foggia. Poi non so poi l'evoluzione del mercato come sarà a gennaio. Vediamo la seconda parte del mercato. Adesso ripeto, poi con quello che oggi abbiamo dobbiamo cercare di fare tesoro e di dare il meglio. Certo. Sicuramente sarà così, che sia Perino, che sia Sarà, che sia chiunque, insomma,
Questa è, e dobbiamo giocarcela bene fino alla Però fine. guarda, come diceva prima lui, gli errori individuali sono non solo del portiere, perché No, anche è infatti, un guarda, po' di tanti, c'è eh. cioè un nostro, c'è cioè un ragazzo insomma, che ci sta seguendo, Antonio Antonio Lofauro, Lofauro, sì, fa eccolo qua. effettivamente notare questo, cioè che oltre agli errori magari della terna arbitrale, in realtà dobbiamo anche prestare attenzione a quelli che sono gli errori, magari come dici tu, non individuali Individuali dei nostri. calciatori, quindi magari anche fare un mea culpa. Io su questo sono d'accordo. Perché è giusto, no? Puoi scaricare le colpe, È no, è facile. facile, esatto, Così, però prendersi le proprie responsabilità è importante anche per far crescere la squadra. secondo Quindi me si su vince in questo. 10 e si perde, cioè si perde si vince in 11, gioca in 11 sempre, quindi Assolutamente, non è assolutamente sì. colpa, secondo me, di individuale. Assolutamente, assolutamente sì, sono d'accordo. Leggiamo un po' di commenti. Ci scrive Raffaele De Cicco: Perina ha sbagliato, però distruggerlo così non è giusto. E io sono d'accordo. No, su questo sì, ma il problema è capire come mai Perina al mercato non è stato ceduto. Ricordiamoci che noi avevamo anche un terzo portiere, Pellegrino, mi sembra Sì, che poi è è andato a a Taranto. Taranto. Quindi tu avevi il Quindi lo rosso. salutiamo perché è bravissimo, si Sì, è sta un grande. comportando veramente, veramente bene. Quindi lo salutiamo e gli facciamo un grossissimo in bocca al E un lupo. saluto In anche bocca a al lupo. Livia. Esatto, quello volevo dire, sapevo come dicevi tu. Quindi alla fine tu, diciamo, durante la preparazione, tu avevi quattro portieri. Io non capisco come mai Perina non è stato ceduto. Infatti. Queste poi sono scelte dove ovviamente noi Non non c'entriamo, possiamo e sanno, non vogliamo entrarci, entrarci, però sono sicuramente. d'accordo sulla questione che insomma adesso demonizzare Perina No, non va distruggerlo bene. non va, a livello umano, anche a livello umano, perché Ma non sarebbe giusto a livello umano, ma nemmeno psicologicamente Sì, parlando, certo. no? Cioè se il ragazzo dovesse tornare tra i pali domani, insomma, No, ci ma diamo no, anche un attimino ma di nessuno lo respiro fischia. piuttosto Cioè, io ogni tanto che assolutamente. vado anche agli allenamenti, lo vedo molto abbattuto comunque a Perina. Eh sì, un po' Ragazzi, sì. oggettivamente non è che No, ma no, gli nessuno gli danno dà. No, no, colpe, nessuno gli dà. Nessuno gli dà colpe, però se lui verrà schierato dovrà avere il sostegno di tutto il San Vito Marulla, eh. Io spero che magari Braga una possibilità gliela darà. E spero anche che il San Vito Marulla gli darà una possibilità e che avrà lui la possibilità di riscattarsi. Però il Perché non si sta problema, se male. tu, se io, parere mio personale, se metti Perina, non so, a uno Cerofolini sarà che te li bruci. Ma no, dai, Voi ma no, dite? ma poi Sì. no, ragazzi, dai, no, ci vuole anche poi un pochino, no, lo so, però il gioco del calcio è ben altro di questo. Però. Rimane in campo sostanzialmente chi Chi gioca gemma? bene, almeno con Braglia, era Sì, quello no, che ma a avevo me è giusto visto. che sia così, però alla fine Intercettazione. tu hai tre portieri, che secondo me hai tre portieri che sono tutti e tre allo stesso livello. Guarda, io Vedremo, vedremo cosa succederà in darei un campo, po' di più a Cerofolini, farei giocare di più a Cerofolini perché sulla carta con il Pescara ha a me mi ha giocato dato un'ottima sicurezza, mi partita, ha anche a dato me molta sicurezza, sicurezza. sicurezza. Poi vabbè, la questione che non era gol, purtroppo non ci colpa lui, anche perché la palla l'ha tenuta sulla linea. Lì secondo me hai anche l'inesperienza, perché lui quando aveva la palla in mano, i calciatori, se tu vai a vedere, i calciatori del Pescara subito hanno esultato, sono andati al centrocampo, lui si è trattato nella palla, lui come secondo me ha bloccato la palla, la doveva subito rinviare, non tenersela ferma sulla linea per far vedere all'arbitro che non è entrata. Questo è anche un po' di Sì, inesperienza. sono infatti, d'accordo. infatti, vabbè. Una piccolissima parentesi, ho appena scoperto che sei l'elettricista di fiducia di mio zio Massimo Dione Salvi, che ti No, saluta. no. Roberto, chi è Ah, ecco, sì. Roberto? L'amico Roberto, allora tu sei l'elettricista di Sì. fiducia di Roberto? Che giro c'è? C'è un giro Un po' strano. di Allora, roba. adesso mio zio dice, disputeremo i playoff, saluti a mia nipote e all'amico Roberto, l'elettricista di Il fiducia. suo. Il Ah, suo. Gianluca Pappaterra. Vedi, abbiamo levato il nome, Enigma risolto. salutiamo tutti, Sì, sì, no? sì. Salutiamo tutti, è bella della diretta anche questa. Infatti, infatti. Allora, il Cosenza non ha ancora recuperato Capela, Idda nel match contro il Palermo si è espulso al 90esimo e di conseguenza ha ricevuto una squalifica che sconterà appunto nel match di sabato contro il Lecce. Per quanto riguarda il Lecce, non saranno disponibili Calderoni per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e Meccariello per lo stesso motivo.
Per quanto riguarda gli infortuni, Mung ancora si allena a parte e sicuramente non ce la farà per domenica, ovviamente mi auguro di sì, anche se è anche difficile. Se la portavano, che forse recupera. Speriamo. Sia lui che Bruccini, forse... Anche Bruccini, Braglia l'ha recuperato, anche Dorazio è tornato ad allenarsi in gruppo insieme a Perez e Di Piazza. Cosenza-Lecce è la sfida tra grandissimi ex. Nel Lecce ci sono la Mantia, Arrigoni, due grandissimi nomi che Cosenza... Quando eravamo in Serie C ci hanno fatto divertire. Nel Cosenza invece un grande ex di Piazza e poi anche legittimo. In particolar modo i grandi ex di questa partita sono i DS, Trinchera appunto del Cosenza e Mauro Meluso del Lecce. Tra l'altro un saluto a Meluso. E Roberto, allora, so che quando Meluso se n'è andato via dalla nostra città sei rimasto abbastanza deluso. Mi spieghi il perché? Allora, io parlo sempre per mio parere, poi non lo so. Meluso ha avuto un comportamento poco rispettoso nei confronti del Cosenza e della città di Cosenza, perché non ricordo male, lui all'università c'è stato un dibattito e lui è stato ospite dicendo che rimaneva a Cosenza, e questo era successo il giovedì o il venerdì, ora non mi ricordo bene. La domenica è uscita la notizia che Meluso andava via da Cosenza per andare a Lecce. Secondo me già ci lavoravano sotto traccia e lui se n'è andato già, che è già colpo sicuro, non che ha deciso dopo, cioè questo, e questo io non glielo perdonerò mai. Cioè, ma penso che siamo a te un po' di tifosi. Non glielo perdonerò mai. E poi per me quando vanno via, allora, quando vanno via da Cosenza in modo molto sono nemici, stop. Io proprio... stop. Ma nemici nel senso, no, nel senso sì, buono, eh. Sì, sì. Però why a me chi mi tocchi il Cosenza e i calciatori del Cosenza. Tu sei d'accordo. È veramente un tifoso sì. Tenace, prendete esempio. Grazie. intanto c'ho una piccola annotazione che mi sono segnato. Martedì Braglia, prima della ripresa degli allenamenti, ha parlato alla squadra alzando un po' i toni. In particolar modo ci tengo a mettere in risalto questa citazione sentita dal suo discorso. Sono stanco di sentire che il Cosenza ha perso, ma ha giocato una buona partita. Cosa ne pensate voi, ragazzi, di questa carica emotiva di Braglia, diciamo? Come dargli torto? Il problema è questo, come dargli torto? Io lo ammiro questo allenatore. No, ma è il top, è il top dei top. Perché oltre ad essere un allenatore... È umano. Sì, e il suo lavoro lo fa e lo fa bene. Sì. È anche una persona capace di dar voce a quelle che sono le sensazioni sostanzialmente dei tifosi. E lo fa senza nemmeno troppi giri di parole. Cioè, Braglia non è la persona che infiocchetta quando sì. parla, ok? Non è la persona diplomatica, è la persona che dice quello che pensa senza mezzi termini. Fa bene. È la persona è diretto, diciamo che è diretto. Esatto, se deve dare la colpa alla squadra, dà la colpa alla squadra, che se deve martoriare Tutino ci dà giù. Come c'è stato? Come c'è l'ha fatto senza contro in Pescara, hanno detto anche uno all'arbitro. Sì. Esatto. Che ha detto che praticamente è troppo grande per essere preso in giro, insomma. Non ha, una cosa simile. Una cosa del genere, sì, sì. Assolutamente. E a Cosenza sostanzialmente lui è l'uomo giusto per una piazza come Cosenza, secondo me, perché è una persona vera. E a noi le persone vere piacciono, quindi nel bene e nel male. Sì, sì. Quindi nulla da dire su Braglia come persona e su Braglia come allenatore. Assolutamente. Per me resta sempre l'hashtag che Braglia non si tocca, quindi lo confermiamo a 360. Anch'io lo confermo. Sì, che Braglia un po', diciamo, è il pensiero un po' di tutti. Assolutamente. Secondo me comunque Braglia resterà nella storia del Cosenza. A parte, vabbè, a prescindere per... Ma chissà ci regalerà qualche altra sorpresa. Mai dire mai. Infatti, mai dire mai. Mai dire mai. Non diciamo più altro. Sarebbe anche un'occasione importante per lui, eh? Certo. Insomma, sì. È stato tanto, tra virgolette, criticato Braglia in Serie B, no? Che sì. Non è adatto. Sì. Non è adatto. Chissà. Chi lo sa? Mai dire mai. Benissimo che lui, no, da tifoso, vero? E dire chissà, guarda su al cielo, come fanno i cosentini veraci, ragazzi, è fantastico. Io ripeto, prendete esempio perché Cosenza e basta, hashtag Cosenza e basta. Assolutamente.
Tra l'altro prima ho visto un commento di Tonino Grazioso, se non ricordo male, che ha detto che la Juventus ieri sera ha perso stile Cosenza. Sì, perché io sinceramente non l'ho vista proprio la partita, quindi ho visto il risultato alla fine che ha perso 2-1, ha perso gli ultimi minuti. Sì, sì, no, non l'ho visto. Ma io sono d'accordo. Guarda, io ho lasciato la TV o con di Bonucci. Sì, no, la Juve ha giocato come il Cosenza, ha giocato benissimo, sì, e ha perso come il Cosenza. Io c'ho mio marito che mi ho detto, io scherzando, non so, la Juve veramente ha perso come il Cosenza contro il Palermo. Mi ha dato una rispostaccia perché io ovviamente il Ventino Doc convinto, però è la verità. Sì, cioè, uguale. Fantastico. Una Juventus che insomma una differenza di serie. Sì. Ho visto che ha dominato, proprio ha fatto come noi, in primo tempo stradominato, anche il primo quarto d'ora del secondo tempo, anche il gol di Ronaldo, un bel gol, poi si è spento e ne ha pagato le conseguenze. Hanno segnato gli ultimi minuti, se non vado errato. Autogol di Bonucci al 90. C'è stata una piccola differenza in realtà. Io questa partita qua l'ho seguita ma senza tifare, perché sinceramente solo Cosenza. No, io non l'ho seguita, però c'è stata una piccolissima differenza, che nel momento del gol, in realtà il nostro... diciamo calciatore non aveva gli addominali di Cristiano Ronaldo, perché poi Cristiano Ronaldo, non so se avete notato, ha levato la maglia e ha fatto vedere gli addominali. Questa è l'unica vera differenza tra la Juve e il Cosenza. Questa, no, ma giusto, no, siamo là, una categoria in più sono loro, dai. Questo è qualcosa in più, insomma. Tra l'altro un saluto anche a mia zia Maria Grazia, che mi sta seguendo insieme a mia nonna, un carissimo saluto. Posso salutare anche tua mamma e ringraziarla per i magnifici, non li so pronunciare, scusatemi, tutti i cosentini, terribile, cullurieri, lo so che si dice con due di quella cosa strana, ma non la so dire. Grazie mille. Benissimo, vabbè, allora continuiamo questa puntata perché vedo lì una luce illuminarsi con i cugini. Sì, già profondamente. Li mangeremo anche per voi. Infatti, ci facciamo una bella mangiata, buona cena a tutti, grazie a Vincenza Gallo. Grazie a te Francesco. A Roberto Perri. Grazie a te. Grazie anche a voi da casa, per la ricevuta della regia. Ci sentiamo poi giovedì prossimo con Lupi si nasce FM. E ci vediamo tutti allo stadio sabato. Tutti allo stadio. Da Francesco Lembo è tutto. Ciao a tutti e buona cena. Ciao.